Abbiamo appena finito una specie di allenamento praticamente fra un misto di squadre che si affronteranno anche quest'anno nel quadrangolare di volley della Befana, di beneficenza, ormai tradizionale. Quest'anno ci siamo allenati, abbiamo già il nostro fiatone, penso che dopo questo allenamento non ne rifaremo altri perché sarà già dura rientrare in campo. In campo quando? Il 3 gennaio, martedì, alle 20.30 al Palazzetto dello Sport, dove si affronteranno i politici, la squadra dei politici, tutti in campo uniti per beneficenza, per far del bene, la squadra dei parroci che come sempre con un aiuto dall'alto sono sempre la squadra da battere, anche se l'anno scorso l'ultima volta sono stati i politici a vincere, però i parroci sono sempre la squadra più forte secondo me. Poi ci sono i giornalisti, so che si stanno organizzando per essere più competitivi rispetto agli anni passati. E poi quest'anno c'è un'unione fra Avis e Scuola, un'altra bella squadra che sarà la sorpresa di questo mini torneo, ma già è tanto chiamarlo torneo, è una serata di beneficenza per tutti, bambini e adulti, dove poi ci saranno le Befane delle Spa Club che le regaleranno proprio a tutti i bambini presenti le calze delle Befane. Ci sarà un minimo di spettacolo, ma soprattutto ci sarete voi, spero pubblico, presenti per fare veramente tutti insieme festa e beneficenza. Quest'anno ho il progetto Open House della Fondazione Gio, che sinceramente sento molto vicino. Sì, siamo un po' arrugginiti, però ci stiamo preparando per la grande sfida della partita della Befana, ormai è un appuntamento tradizionale e proviamo ad allenarci, in realtà ci divertiamo in preparazione dell'evento. Intanto voglio dire un grazie a Piero Valori che è il motore, il promotore di questo evento, che è l'evento di socializzazione, di sport, di solidarietà e di amicizia, e quindi è un insieme che si abbina a quello che è il momento che stiamo vivendo, che è quello delle festività.